Oggi apriamo questa puntata di MotorCube da Oslo. Siamo qui per provare la nuova Nissan Leaf. Perché proprio da Oslo, vi domanderete? Beh, di motivazioni ce ne sono diverse. Innanzitutto perché Oslo è la capitale dell'elettrico. Acquistare un'auto elettrica in Norvegia vuol dire fare un investimento per la comunità e non per l'individuo. Ci sono meno consumi e meno emissioni a vantaggio di tutti. Qui la ricarica pubblica è gratis. Oslo è la vera pioniera ed ottimo esempio per imparare ad adottare la mobilità elettrica. Insomma, indica la direzione da seguire. Ma ogni città è diversa, non bisogna dimenticare che conta solo 600.000 abitanti. In realtà un paragone tra l'Italia e la Norvegia è sproporzionato ed anche inadeguato. Tanto per cominciare, qui l'IVA non viene applicata, da noi viene applicata e come. E poi, soprattutto in Italia, l'handicap più grande rimangono comunque le strutture di ricarica. La premessa è questa e forse per noi abitanti del bel paese non è incoraggiante pensare che l'obiettivo sono 6 colonnine di ricarica rapida in tutto il territorio nazionale entro il 2014. Ma le aziende automobilistiche guardano avanti, Nissan c'è e Leaf è il futuro. Già rivoluzionaria al lancio, adesso è migliorata ed ora prodotta anche in Europa nello stabilimento di Sunderland. Il design esterno rimane sostanzialmente inalterato, i veri cambiamenti sono all'interno. La novità tecnica più grande riguarda la propulsione, che ora vede totalmente integrati per la prima volta caricatore, inverter e motore. L'autonomia è stata estesa da 175 a 199 km, in realtà sono 124 nell'uso cittadino tra traffico e frenate. Inoltre diventa ancora più pratica, dimezzando i tempi di ricarica, da 8 a 4 ore. Insomma, il prodotto è davvero rivoluzionario ed anche i prezzi diventano sempre più accessibili. Con gli incentivi e noleggiando la batteria si parte da 19.000 euro, a cui vanno aggiunti 79 mensili per l'affitto. Tra i vantaggi il libero accesso alla ZTL e i parcheggi gratuiti sulle strisce blu. Convincere i cittadini all'acquisto rimane però ancora un'impresa molto ardua, almeno in Italia.